Ciao a tutti, questo è il video dei prodotti make-up più usati del mese di maggio e cominciamo subito perché ho diverse cosine da farvi vedere. Allora, cominciamo con subito così, boom, una novità che in realtà è un campioncino perché ogni tanto Sephora manda campioncini decenti, non a me, in questo caso a Serena. Che siccome sapeva che volevo provare questi correttori della Too Faced, mi ha portato questi campioncini. Devo stare attenta a come ve li faccio vedere. Erano qui dentro, quindi ci sono ben 8 colorazioni, di cui questi scurissimi. Io ho usato, come potrete facilmente intuire, dal fatto che sono ovviamente sporchi, i primi due, che sono Swan e Porcelain. Li ho usati sia Swan da solo, che però è troppo chiaro, quindi ho messo un po' di porcelain, poi c'è il nude e c'è il natural beige. Ecco, questa sarebbe la fila di quelli papabili. Li ho provati, devo dire che innanzitutto sono per i miei standard di correttori, li ho trovati abbastanza coprenti. Vi ripeto sempre che io non ho delle estreme occhiaie, quindi non so dirvi per certo se l'occhiaia da pandino la vada a coprire o meno, ma rispetto agli altri che utilizzo la differenza io la vedo, quindi li ho trovati decisamente più coprenti. Inoltre io lo vado leggermente a fissare veramente con un briciolo della cipria di neve, che sapete è sottilissima, la Fluffy Matte, e vado a struccarlo, che è lì dove l'ho messo, non si va assolutamente a sporcare, a spostare, non vado ad accentuare rughette, niente di niente. Così come lo metto, così me lo ritrovo la sera a distanza di 8 ore quando lo vado a struccare. L'unica cosa, non ho appunto ho capito bene, i colori mi sembrano o troppo chiari o subito un po' troppo scuri, perché questo porcelain da solo mi sembra un po' troppo scuro, e questo qui invece mi sbianca abbastanza. Swan, ci vorrebbe un colore intermedio, quindi bisognerebbe prenderne due per quanto mi riguarda per avere un colore ottimale. Ma la resa mi ha abbastanza stupito. Inoltre questo, se vi ricordate, è quel boccettone abbastanza grosso, c'è parecchio prodotto all'interno nella full size, ma so che fanno anche, non so se di tutti i colori, ma di alcuni colori sicuramente fanno anche la travel size. Quindi interessante, potrei pensare effettivamente poi di prenderlo, ma io ne uso talmente poco che già solo questi due chissà quanto mi dureranno. Come faccio per conservarli? Richiudo per bene la confezione con dello scotch, è l'unica cosa perché sennò sarebbe un peccato. E quindi questa è una delle novità che ho utilizzato nel corso del mese. I fondotinta che ho usato di più nel corso del mese sono tutte e due di NARS. Uno è il mio fidato Sheer Glow nella colorazione Fiji, ed è sempre un fondotinta che mi piace moltissimo. Questo sta finendo, sta proprio alle ultime battute, però è leggero, dà un bel incarnato, non dà un effetto ingessato al viso, insomma mi piace sempre, è davvero una garanzia. Adesso non ho capito bene se sia stato proprio riformulato o hanno cambiato solo la gamma dei colori, hanno tutti nomi diversi, non saprei neanche più qual è il mio colore perché non c'è più il Fiji, ma hanno cambiato i nomi. Non so se è appunto anche la formulazione, non ho controllato questa cosa, però ho visto che appunto è riuscito come prodotto novità e sono cambiati i nomi. È sempre un macello con questi colori. Ho poi provato un fondotinta che mi incuriosiva parecchio perché ne avevo sentito parlare molto bene in diversi video di fine anno, sapete, quelli in cui si tirano le somme dei top, e cioè il Natural Radiant Longwear Foundation, sempre di NARS. Questo non è il mio, è di Serena, glielo devo ridare, che sapevo appunto volessi provarlo e quindi mi ha portato il suo. Il problema è che purtroppo lo devo andare a sistemare tanto perché il colore per me è troppo chiaro. Io questo non lo posso mettere, mi fa proprio effetto fantasma in viso e devo andare poi a caricare tanto con terra, cose, insomma, per ridare vitalità al mio viso, perché sennò sembro Casper. Questo è il Deauville, che sarebbe il colore prima del Fiji, se non mi sbaglio.
ed è a base neutra, non mi vorrei sbagliare, ma dovrebbe essere a base neutra, mentre il fiji è la colorazione dopo ed è a base calda ed è il mio colore. Questo però mi ha fatto piacere comunque provarlo e vi posso dire che il finish è molto bello, come avevo sentito, che viene bellissimo tra l'altro in foto, dà proprio una resa sul viso spettacolare in fotografia. E purtroppo insomma il colore non mi va bene, ma d'altronde è di Serena e quindi c'ha il colore suo. Mi sembra giusto, insomma. Potrei pensare di prenderlo nella mia colorazione, però voglio prima finire delle cose che ho, perché insomma, ho diversi fondotinta anche di fascia sia più economica che di fascia più costosa, e voglio finire un po' qualcosa che ho, quindi mi ha fatto piacere provarlo e ho visto che la resa sul viso mi piace tanto. Una cosa che ho notato, e l'ha notata anche Serena, è che con questo fondotinta ne basta davvero una goccina per fare mezza faccia. Cioè, è una roba che voi dite, ma non è possibile. Ne ho messo tanto così sul viso, ma vi giuro, una puntina. Quando me l'ha portato, perché ero curiosa, ero struccata, ero curiosa, insomma, di vederlo l'effetto sul viso, e sono andata a stenderlo. Io con quella goccia ho fatto mezza faccia. Cioè, sono rimasta veramente esterrefatta da questa cosa. Quindi, comunque, è un prodotto, sono fondotinta costosi, ma durano tanto. Anche lo Sheer Glow, è vero che io alterno tante cose, ma comunque è uno dei miei preferiti e ciclicamente, insomma, nel corso del mese, anche se meno spesso di altri, lo uso sempre, ma durano tantissimo. Andiamo un po' random con quello che trovo, perché ho messo tutto in una scatola questo mese. E un mascara di Too Faced, il Better Than Sex, che avete già visto nei miei video, ma in travel size, e non mi aveva entusiasmata, infatti l'ho regalato. Con un ordine che feci, se non mi sbaglio, da Cult Beauty, forse proprio l'anno scorso di questi tempi, mi hanno inviato in omaggio una full size. Allora, a parte che il pack di questo mascara è una roba spettacolare, proprio dà idea di un mascara costoso, ok? Cioè, proprio il pack bello, pesante, non lo so, non l'avevo mai maneggiato in full size, l'ho lasciato proprio chiuso con la sua scatolina finché non ho cominciato ad utilizzarlo, ma in questo periodo, se avete visto il mio video dei promossi bocciati e insipidi, sapete che c'è un mascara che mi ha molto delusa e che regalerò, perché io non riesco ad utilizzarlo, perlomeno sulle mie ciglia è davvero sfigatissimo. Se non avete visto e non sapete di che cosa io stia parlando, vi lascio sempre il link in descrizione, andate a vedere il video. E quindi ho voluto aprire un altro mascara con cui non ho avuto un primo incontro di quelli proprio felici. Però era una travel size, e a me è già successo un'altra volta con una travel size che però non mi ricordo che mascara fosse, che non mi aveva per nulla entusiasmata, e invece poi la full size mi è piaciuta. Ma non mi ricordo quale fosse, qualcuno di voi si ricorda? A volte avete più memoria di me sulle mie cose. E visto che lo avevo, me l'avevano omaggiato, ho detto ok, proviamolo. Ci metto un po', nel senso che è quello che porto anche oggi, devo fare diverse passate. La cosa buona di questo mascara è che anche se fate diverse passate, le ciglia restano morbide. Potrei farne ancora e le ciglia restano morbide. Mi ha stupito perché io mi ricordo benissimo che con l'altro passavo, 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 a me sto mascara non mi si vedeva, vi feci anche un video molto tempo fa di applicazione. Invece, questo devo dire che quantomeno mi si vede, a dispetto di quell'altro che vi ho bocciato, questo mi si vede. Devo fare almeno 3 passate di mascara, ma non mi pesano perché le ciglia restano morbide, mentre con altri, se vado a fare più passate, mi diventano degli stoccafissi, tipo un bagnetto tutto appiccicato duro, e mi dà fastidio. Questo invece no, continuo a fare così perché continuo a sentire che le ciglia sono morbidissime, quindi già solo questo mi va bene. Continuerò ad utilizzarlo, ve ne parlerò poi in maniera, perché comunque diciamo che dalla metà del mese, verso fine mese, ho cominciato ad utilizzare questo perché quell'altro l'ho cestinato ed ho finito un'altra travel size del Bad Gal Bang, che vedrete nei prodotti terminati. Quindi ecco, più o meno siamo in questa situazione. Poi c'è un altro che è waterproof, ma non lo uso sempre perché non sempre sento il bisogno di un mascara waterproof. I blush che ho utilizzato in questo mese sono ritornata a un mio grandissimo amore, che è il Gold Rush di Benefit,
ed è uno dei miei preferitissimi, lo sapete già, è un colore molto naturale ma che si vede molto bello da, non lo so, un'aria proprio... mi piace tanto. Un altro mio preferitissimo, che in effetti non utilizzavo da un po', ed è il White Tea dei Neve Cosmetics, ed è bellissimo. Sapete che da me vedete principalmente blush tutti molto naturali, ed è questo qui. È proprio bello bello bello, da un aspetto anche qui non eccessivo, si vede leggermente luminosino, molto naturale, mi piace tanto. E poi io uso anche come blush, un po' ando coio coio, questo è un prodotto pure che mi piace tanto, lo Sweetie Pie di Too Faced, che è questo bronzer barra blush luminoso, quindi io prelevo tutto con il pennellone e poi lo vado a utilizzare un tutt'uno, quando non metto magari la terra sul viso utilizzo solo questo, a parte che pure questo è un profumo buonissimo, ma è proprio carino sul viso, naturale, si vede, luminoso, da un bel aspetto, mi piacciono tanto questi. La terra che ho utilizzato e che vi dico che ho già bucato è, non mi ricordo mai il nome, mannaggia me, la Laguna che ho nella palettina, questa qui di NARS, questa terra qua, e ora non so se riesco a farvi vedere. Ecco, sì, lo vedete, l'ho già bucata. Mi piace tantissimo, è quella che porto anche oggi, si sfuma molto bene, è il colore giusto, lo trovo veramente facile, anche molto veloce nell'applicazione, insomma mi piace tanto e l'ho usata principalmente, insomma, questa palettina per la terra questo mese, non che questi due non mi piacciono, però principalmente l'ho presa per la terra. Altri prodotti più utilizzati per la base, la matita sopracciglia è sempre quella di Kiko che vi ho fatto vedere anche il mese scorso, ed è della 04. Qua ridono, fanno, oggi proprio c'è di tutto e di più. La base per occhi è quella di Kiko nella versione matte, l'altra versione a me non piace, io con questa mi ci trovo benissimo, come vi dico sempre, poca spesa, tanta resa, e ragazzi, cioè Terminator, niente, gli fa un baffo, Neve Cosmetics, Fluffy Matte, siamo a dei livelli che non posso alzarla del tutto perché ho paura che mi cada, ma io continuo ad utilizzare lei. Sembra sempre che da un momento all'altro venga giù il mondo, ma io continuo ad utilizzare lei. Questa cipria è fantastica, la ricomprerei a occhi chiusi proprio. Adesso ne ho presa un'altra solo perché avevo voglia di provare un prodotto nuovo, ma io a questa tornerei veramente proprio senza colpo ferire, fantastica. Veniamo al momento palette. Le palette che ho preso, utilizzato di più, una penso ve l'aspetterete perché è la Viseart che ho ancora nella scatolina, non so bene perché, boh. Ed è lei, la Liaison, che mi piace tantissimo, mi è piaciuta proprio tanto 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 tanto, l'ho usata molto nel corso del mese, anche semplicemente fatta così e ha la plastichina protettiva, apri e chiudi, non cade insomma, e l'ho usata per fare trucchi matte, per mettere un solo colore luminoso su tutta la palpebra, insomma me l'avete vista usare in più e più video e mi piace proprio tanto, la gamma colori è stupenda, si lavora in maniera incredibile. Sono stata contentissima di aver preso questa palette, di essermi decisa e nulla, io la consiglio se vi piace la gamma colori, se volete spendere qualcosina, perché mi rendo conto che comunque è una palette da 9 colori e costa, non mi ricordo se fu 41 euro se non erro, e quindi comunque è una spesa, mi rendo conto, però è una bellissima palette senza dubbio. L'altra palette che mi sono ritrovata a prendere molto volentieri è una palette che a me piace tantissimo ed è la Born to Run. Ma semplicemente, allora io molto spesso sinceramente nel corso del mese, a parte con la Viseart che volevo provarla e ho fatto dei look un pochettino più strutturati, sempre ovviamente per quanto riguarda il mio strutturare look, altrimenti prendevo questa palette, prendevo un solo colore, lo mettevo tutto sfumato sulla palpebra fino alla piega e ciao, cioè... Io adoro questa palette e si vede dal fatto che, come vi dico sempre, ho tante palette, ma si vedono gli ombretti che sono un pochettino scavati. E sono belli tutti, molti sembrano più cupi visti in cialda, quando poi si vanno a sfumare hanno delle tonalità incredibili, una gran qualità. All'inizio non gli avevo dato un soldo a questa palette, anzi forse ve ne avevo parlato anche un po' in maniera scettica, ho detto boh, ma chi lo sa, questa palette mi sembra un po' le palette vecchio stile, no,
No, no, no, ho preso una toppa, vi ho detto ho preso una toppa e questa palette è davvero bellissima, bella, bella, bella. Se non mi sbaglio, con questo ho fatto un 5 look con. Devo riprenderli a farli, ma devo avere il tempo di farli e in questo periodo purtroppo non ce l'ho, ragazzi, per mettermi a truccare, a fare, insomma, a fare cose un pochino più elaborate, capitemi. E li riprenderò a fare quando avrò modo di farlo. Perché comunque in tanti me li state chiedendo, ma il motivo è solo quello, non che non voglia, ma che non riesco. Allora, veniamo a questo. Queste sono due matite di Essence, una quella che ahimè non esiste più, cioè la Lovely Frappuccino, la 5 delle vecchie automatiche, e questa è una che mi avevate consigliato anche voi, che non mi ricordo però come si chiami, la Undress My Lips, la 07 di quelle nuove. La prima cosa è che il colore non ci siamo proprio, nel senso che non so dove metterla, dove la mettiamo? Qua. I colori sono completamente diversi. Ora ve li faccio vedere vicino, perché diverse ragazze mi hanno chiesto di parlarvene, insomma, di confrontarle. Una è proprio rosa. È molto più rosa, mentre la Lovely Frappuccino è più tendente comunque al nocciola, ecco, un po' più spento come colore. Non so se si riesca a vedere da qui. Questa è la Lovely Frappuccino e questa è quella nuova, la 07, che già non mi ricordo più come si chiami. Ma di per sé, vabbè, comunque sono colori che utilizzo tutti e due, non è un problema. Il problema è che la texture è completamente diversa. Quella delle vecchie Long Lasting è favolosa, è proprio seta sulle labbra, si applica, sta lì, la potete mettere su tutte le labbra, tenerla lì come un rossetto ed è fantastica. Questa, perlomeno in questo colore, perché ho utilizzato solo questa, è scattosa, fa un po' di spessore se ripassate più volte per andare a definire bene la forma, eccetera. Se l'andate a mettere su tutte le labbra, ciao! Si sgretola, dopo un po' vengono via pezzetti, dà fastidio come un po' se seccasse, mentre la Lovely Frappuccino non la sentite per nulla su tutte le labbra, quindi proprio a livello di texture di prodotto non sono neanche paragonabili, i colori sono completamente diversi. Veniamo ai rossetti, ho tre rossetti in stick e tre rossetti liquidi. Sui rossetti in stick io non mi soffermo più di tanto perché continuano ad essere come quello che porto anche oggi, che è Birthday Cake di neve, i rossetti di neve, io li adoro, quindi li adoro, cioè c'è poco da fare e continuo ad utilizzarli a tutta manetta. Allora, uno è Vanilla Soufflé, ve li faccio vedere per l'ennesima volta, ma che è questo colore qui, bellissimo. L'altro è Birthday Cake, che è quello che indosso, che è quello un pochino più marroncino, e l'altro mio preferitissimo, indovinate, Pain au Chocolat, che invece è quello che su di me è un My Lips But Better, un pochino più rosato, e anche questo bellissimo. Eccoli qua: Vanilla Soufflé, Birthday Cake e Pain au Chocolat, che non si pronuncia così, ma va bene. Per quanto riguarda i rossetti liquidi, sono due dei miei brand preferiti. Uno è Jeffree Star e questo è Gemini. I rossetti liquidi shakerateli sempre prima di applicarli perché è meglio. Ed è questo colore qua, che penso conosciate benissimo, a me piace proprio tanto. Ed è questo, ovviamente qui adesso non è asciutto. L'altro che mi avete visto spesso, penso anche nei video, perché questo lo metto veramente spesso, è di Clio ed è Peach Nude ed è bellissimo anche questo. Mi avete chiesto dei nuovi rossetti di Clio. Io qualcosa l'avrei anche voluta prendere. Il problema con Clio è che o si acquistano le cose nell'attimo in cui le mette in vendita, o le novità spariscono e poi spariscono per mesi. E io sono una che ci pensa alle cose, quindi nel momento in cui ho inquadrato qualcosa che avrei voluto prendere, insomma, non c'era più e non c'è più, non è disponibile. E l'altro che metto sempre molto volentieri è il Mama Not, questo
questo qui, che di tutti i rossetti che vi sto facendo vedere è l'unico un pochino più intenso. Ho visto dei video swatches dei rossetti, cioè in certi video pare fluo, ma non c'è niente di fluo. È un rosso smorzato, portabilissimo, in certi video l'ho visto, ho detto ma quello è Mama Notte, non mi ricordo che video fosse, boh. Ed è secondo me bellissimo. Quindi in genere in questa stagione lo faccio asciugare bene, i rossetti liquidi parlo, e metto un pochettino di burro cacao sopra, perché con il caldo mi danno un pochettino noia sinceramente, e poi magari tendono un po' a seccarsi più facilmente con le temperature e tutto quanto, quindi io faccio così, o tampono con il dito un po' di burro cacao oppure lo passo sopra quando è ben asciutto il rossetto. E con la mano tutta tempestata di matite e rossetti, questo è quello che è successo nel mio make up durante il mese di maggio. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio, e come sempre con questo appuntamento ci vediamo, indovinate, il mese prossimo. Ciao!